dal Vangelo di Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino ad una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero: «Come aveva detto loro Gesù». E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla Domenica delle Palme, che come da tradizione ci presenta due brani del Vangelo. Un brano molto breve, quello che abbiamo ascoltato, che racconta l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. L'altro, molto più lungo, che racconta l'intera passione, quest'anno secondo il Vangelo di Marco. Ci fermeremo sul primo brano del Vangelo e poi vi dirò alcune caratteristiche specifiche di Marco nel racconto della passione. Gesù, come un bravo regista, prepara nel modo più preciso e perfetto la scena e invita gli apostoli ad andare in un villaggio dove troveranno quello che paradossalmente sarà il protagonista del Vangelo, che una volta tanto non è lui, Gesù, ma è proprio un asinello. Un asino che nella Bibbia è presente in moltissime pagine. Pensate che nell'Antico Testamento per ben 111 volte si parla di asino e nel brano che abbiamo appena ascoltato Gesù lo nomina ben 4 volte. Nella Bibbia l'asino svolge sempre delle mansioni, dei servizi utili all'uomo e alla sua vita. Non fa mai niente di male e viene presentato come esempio, come modello per la sua mitezza, per la sua disponibilità a servire, per la sua capacità di portare i pesi, per la sua laboriosità, per la sua fedeltà. E quindi, come vedremo, diventa l'immagine di Gesù, che è laborioso, che è mite, che è disponibile al servizio, che porta i nostri pesi sulle sue spalle. Ma soprattutto nella Bibbia, l'asino è sempre un annunciatore, un testimone della pace. Mai l'asino è implicato in azioni di guerra o successive alla guerra. Nella guerra e negli ingressi vittoriosi in città, gli imperatori e i re utilizzavano sempre i cavalli. L'asino mai. Ecco perché Gesù è il primo a salirci sopra per fare il suo ingresso a Gerusalemme. E in questo modo adempie una profezia del profeta Zaccaria, il quale lo aveva detto che il Messia sarebbe entrato in Gerusalemme cavalcando un asino, un puledro figlio di asina. Ma questa profezia ai sacerdoti, agli scribi, ai farisei non piaceva molto perché sovvertiva la loro immagine di Messia, la loro immagine di figlio di Dio, che invece avrebbe dovuto
essere come Davide, il re vittorioso, quello che faceva guerra ai nemici e li vinceva, quello che sulla forza e sulla forza dei cavalli e sulla loro agilità aveva fondato il suo successo. Dunque Gesù dice ai suoi discepoli di andare nel villaggio e nella Bibbia, in modo particolare nel Vangelo, il villaggio rappresenta la tradizione, il si è sempre fatto così, dalla qualcosa dovremmo allontanarci, dovremmo slegarci. Ecco perché Gesù chiede ai suoi discepoli di slegare questo asinello. Ed ecco perché non il padrone, ma gli abitanti del villaggio impediscono ai discepoli di slegare l'asino, perché non vogliono cambiare idea, vogliono continuare a pensare in modo tradizionale, vogliono continuare a vivere come si era sempre fatto nel regno degli uomini, dove comandava la forza, il potere, il denaro, la ricchezza. Slegare questo asino per poterci salire sopra è l'atto che rivoluziona il mondo, è l'atto che apre all'ingresso del nuovo regno, del nuovo mondo, della nuova umanità. Infatti, Gesù, proprio nella sua città, a Nazareth, dovette dire che nessun profeta viene ascoltato nella sua patria. Egli fu scacciato, il villaggio di Nazareth non voleva convertirsi. Quando guarì il sordo muto, lo fece fuori dal villaggio, perché se fossero rimasti dentro il villaggio, in modo simbolico, il sordo avrebbe continuato a sentire le cose di sempre e il muto avrebbe continuato a dire le cose di sempre. Così, dopo la guarigione di un cieco in un altro villaggio, Gesù dice: torna a casa tua, ma non entrare nel villaggio, altrimenti riprenderai a vedere le cose di sempre. Insomma, oggi Gesù ci sta invitando ad abbracciare una novità, la sua novità, a dare inizio a un nuovo mondo, il suo mondo, quello che lui realizza con il dono della sua vita, prendendo su di sé tutti i pesi che il mondo antico si porta dietro, così come l'asino è capace di portare tutti i pesi. Ma cosa accade con questo asino? Che i discepoli mettono i loro mantelli sul dorso dell'asino e quindi in un qualche modo, siccome il mantello raffigura la vita della persona, consegnano a questo asino, che rappresenta Gesù, come vi dicevo, la loro esistenza. Così come il profeta Elia consegnò il suo mantello a Eliseo, facendolo profeta al suo posto, consegnò ad Eliseo il suo spirito, la sua sapienza, tutto il dono che il Signore aveva fatto a lui. Mentre invece le persone i loro mantelli li mettono per strada, come facevano i sudditi dei re e degli imperatori, quasi dicendo in modo simbolico: o re o imperatore, io la mia vita la consegno a te, tu mi puoi anche camminare sopra. Proprio come il secondo libro dei re al capitolo 9 diceva a proposito di Jehu, appena consacrato re. Su questo asinello Gesù entra a Gerusalemme e per alcuni giorni fa la spola fra l'orto degli ulivi e Gerusalemme e nel Tempio ha una serie di discussioni, di controversie con i sacerdoti, gli scribi, i farisei, i sadducei, fin quando poi vive la passione che ascolteremo oggi nel brano più lungo del Vangelo di Marco. Esso racconta, come in tutti i Vangeli, ciò che è successo a Gesù, da quello che noi diciamo la sera del Giovedì Santo fino alla mattina di Pasqua.
Il racconto è sempre lo stesso, ma ogni evangelista sottolinea alcune caratteristiche. Quest'anno voglio evidenziarvi quelle che sono tipiche dell'evangelista Marco che ci accompagna lungo tutto il percorso che stiamo vivendo. Fra l'altro, quello di Marco è il Vangelo più antico, che fa proprio un racconto della passione che i primi cristiani scrissero praticamente subito dopo che Gesù l'aveva affrontata, la passione, dopo che Gesù era morto ed era risorto. E questo ce ne accorgiamo da un particolare che solo Marco ha. Del sommo sacerdote non viene detto il nome, perché evidentemente quel sommo sacerdote era ancora in carica quando il primo racconto della passione fu redatto. Infatti, se io oggi dico il Presidente della Repubblica senza aggiungere nessun nome, è ovvio che mi sto riferendo a Sergio Mattarella. Se io dico il Papa senza aggiungere nome, è ovvio che mi sto riferendo a Papa Francesco. Ma se io lo dicessi fra 20 anni, quando né Sergio Mattarella né il Papa saranno più presidente e Papa, allora devo aggiungere il nome. Ed infatti gli altri evangelisti che scrivono più tardi di Marco aggiungono sempre il nome di Caifa a sommo sacerdote. Poi il Vangelo di Marco è l'unico in cui di Gesù si dice che provò tristezza e angoscia di fronte alla passione che stava per affrontare. Il Vangelo di Marco mette in evidenza questo stato d'animo molto umano di Gesù. Egli non è il supereroe che, come Socrate, discute di immortalità dell'anima, poi beve la cicuta e raccomanda al suo discepolo Critone di immolare un gallo perché il dio della medicina gli aveva dato fino a quel momento la salute, e lo fa imperterrito, come se stesse andando a fare una passeggiata. Gesù, di fronte alla morte, come ciascuno di noi, ha paura. Gesù freme di fronte alla morte. Gesù non vorrebbe affrontarla. Poi, nel Vangelo di Marco, Gesù chiama Dio Abba, così come fanno i bambini con il loro padre. Abba, lo sappiamo, significa papà, ed è il modo in cui Gesù invita anche noi a pregare il Padre. Poi in questo Vangelo Gesù non reagisce di fronte al tradimento di Giuda e di fronte a Pietro che prende la spada per difenderlo contro i suoi avversari, i suoi nemici che lo vogliono arrestare. Sembra che Gesù stia dicendo: se hanno deciso di fare così, lo facciano, così si adempiranno le scritture e si realizzerà il progetto di Dio. Luca, quando Giuda lo bacia, fa dire a Gesù: Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Matteo fa dire a Gesù, quando Pietro estrae la spada: rimetti la tua spada nel fodero, perché chi di spada perisce, ferisce di spada perisce. In Marco nulla di tutto questo. Poi nel Vangelo di Marco c'è un particolare stranissimo. Si racconta di un giovane che era lì avvolto solo da un lenzuolo, da una sindone, che stava guardando e che, quando i soldati lo volevano prendere, lui scappò via nudo, lasciando nelle loro mani il lenzuolo stesso, la sindone. Naturalmente tutti gli studiosi si sono chiesti: ma chi è questo giovane? E hanno pensato che questo giovane potesse essere lo stesso Marco che, quando Gesù affrontò la passione e la morte, era appunto giovinetto. Però, pure se questo potesse essere, noi dobbiamo vedere in questo particolare una parabola, un'immagine, quello che Marco ci vuole dire.
perché un giovane e la sindone compaiono nuovamente nel suo Vangelo, compaiono nuovamente nel suo Vangelo nel giorno della risurrezione. E nel giorno della risurrezione, quando le donne entrano nel sepolcro, trovano un giovane che fa rimanere lì la sindone di Gesù che era risuscitato. Volevano arrestare Gesù, ma in mano loro rimane soltanto la sindone. Poi, di fronte a tutti gli eventi della passione, sostanzialmente Gesù sta sempre in silenzio. Dice soltanto ai sacerdoti: io sono il figlio dell'uomo, e dice a Pilato: io sono re. E infine, nel Vangelo di Marco, è raccontato il coraggio di Nicodemo e Giuseppe di Arimatea che, dopo la morte di Gesù, vanno da Pilato e gli chiedono il corpo di Gesù, dimostrando appunto molto coraggio. Gesù ci vuole dire che anche noi dobbiamo avere coraggio per essere annunciatori e testimoni della sua passione, della sua morte, ma anche e soprattutto della sua risurrezione. Buona Domenica delle Palme e buona Settimana Santa!